Report, Luigi Sanzo Medè, qui presente. La copertina dal grafico è Silvio Grilli, che ha curato la stampa di tutto il diario. Io, membro della società, è un progetto che ha come obiettivo lo sviluppo del senso civico e della presa di coscienza di cosa significa far parte di una società civile. Si nasce, si cresce, si sceglie. Non possiamo rimanere bambini per sempre, scanzonati, allegri, giocosi e senza alcuna responsabilità. Il tempo che passa ce lo impedisce. I vestiti, le scarpe che indossiamo crescono di taglia insieme a noi e lo specchio ci rimanda la nostra immagine e ci dice: stai diventando grande. Allora mi convinco che bisogna guardare il mondo e la società che ci circonda con altri occhi e con altri pensieri. La domanda è: ce la farò da solo? Il progetto nasce per poter rispondere a questa domanda che ogni essere umano, mentre cresce, si deve porre. Io, membro della società, insieme l'arduo compito di condurre i nostri ragazzi e ragazzi alla riflessione più profonda, quella della scelta, fin da adesso, anzi, subito. Perché visti i tempi che viviamo, dove tutto viene triturato e ingoiato senza sentirne né il sapore né il gusto della vita, i nostri ragazzi devono capire che scegliere la via maestra porterà loro alla conoscenza della vera vita e della vera libertà. Per tutto questo la Confcommercio Nazionale Imprese per l'Italia, nella persona del suo presidente Carlo Sangalli, a seguito di una mia richiesta di attenzione al progetto, risponde: lodevole iniziativa intrapresa dal Comune di Mediglia in tema di legalità, che sono lieto di sostenere con un mirato contributo economico, rinnovandole il mio apprezzamento per l'attività meritoria svolta, le porgo i miei migliori saluti. Con viva stima, Carlo Sangalli. Il progetto rivolto alle classi terze, quarte e quinte delle primarie, delle prime, seconde e terze secondarie, dei plessi di Bustighera, Monbreddo e Bettolino, ha coinvolto circa 700 studenti su una popolazione scolastica di 1.350 alunni, comprendente anche gli infanti. Sviluppato attraverso i seguenti argomenti: rispetto delle regole scolastiche, il mio eroe del passato e del presente, il mio mito storico e moderno, regole del vivere civile. Ho scelto un filmato con cui voglio trasmettere ai ragazzi l'incoraggiamento a credere nelle proprie capacità, che a volte non riescono ad emergere per distrazione o per debolezza. A voi, ragazzi, dedico la canzone di Andrea Bocelli, Nelle tue mani, tratta dalla colonna sonora del film Il gladiatore. Prima di vedere il filmato, ragazzi, solo i ragazzi, in piedi, solo i ragazzi in piedi. Solo i ragazzi. Naturalmente, piccolini, silenzio, silenzio. Piccolina, se no non riesco a sentire quelli in fondo. La fate questa cortesia? Sì? Ve lo leggo perché poi il filmato ci distrae dalla bellezza e non ricordiamo le parole. Era dentro a te soltanto un sogno, ma presto il sogno sarà realtà. Ora crescerà. La tua passione tra mille sfide ti guiderà. Credi in te, in ogni attimo. Tu potrai scegliere e non dimenticare che dipende da te. Lunga la tua via, tu non temere. Se resti puro nell'anima e anche quando avrai qualche incertezza, sarai il coraggio a decidere. Credi in te, in ogni attimo. Tu potrai scegliere e non dimenticare che dipende da te. Thank you.
potere.